Buongiorno. Pronto? Buongiorno, prego. Parlo con Cappy. Sono io. Via, ti a sentire, sono Gianni di Alessandria. Sì, buongiorno, Sono signor Gianni di Gianni. Alessandria. Ogni Buongiorno. tanto chiamo che riesco a prendere la linea, perché da voi è come fare un terno all'otto per la linea. Mi Ecco, dispiace. ti a sentire. Prima di tutto siamo fortunati in Alessandria che non si è verificato nessun caso, giusto? Siamo Ecco, fortunati? La seconda cosa, lei che è molto esperta in materia, come mai nessun extracomunitario marocchino, algerino, quelli che sono in Italia, non si è verificato nessun caso? Un'altra cosa, loro che arrivavano, che avevano PIBO, Scambia, ADS, non si è parlato di nessun extracomunitario che ha preso il virus coronavirus. Me lo dica lei. Ha mai sentito dire che un marocchino è ricoverato Scusi, ma all'ospedale scusi, in attesa signor Gianni, scusi, ma mi perché, dica. mi scusi, il problema qual è? Che lei vorrebbe che un Ecco, extracomunitario si intanto, ammalasse? no, Non esatto, capisco. quanti milioni di extracomunitari ci sono in Italia? Non ho sentito dire di un marocchino, un Ma extracomunitario, io, che non ha preso il virus corona, mi scusi, e ma io mi sto meravigliando. mi sfugge il problema. Mi sfugge il problema. Ecco, Allora, ecco. il coronavirus finora ha colpito pazienti Sono gli italiani, italiani. anziani. No, non capisco cosa c'entrino gli extracomunitari, mi perdoni. Ma scusi, Perché se è un sono in discorso di Italia, loro razzismo, la niente, loro saluto c'hanno gli anticorpi. immediatamente. No, le dico, se è un problema di Insomma, non ci razzismo, la capiamo io saluto e immediatamente. Perché si dovrebbe ammalare un extracomunitario? Perché le dà lei. E perché fastidio dobbiamo ammalarci noi italiani che sono venuti dalla Cina sto Ma io, virus? Lo dica cioè, mi lei. scusi, ma io, cioè, io davanti a certe affermazioni abbia pazienza, cioè, abbasso le braccia perché io capisco tutto, guardi, mi creda, ne ho sentite di ogni dove, perché è da quando è Scusi, scoppiata in l'emergenza che Italia non sono si. per strada, però abbia pazienza, cioè che adesso ce la dobbiamo prendere perché il Covid-19 lo prendiamo noi italiani e non se lo prendono gli extracomunitari. Signor Ma scusi, Gianni, in Italia siamo Signor quasi Gianni, io 70 milioni. la saluto, buongiorno, togliete questa telefonata perché, cioè, veramente, credo che tutto abbia un limite. Scusate, se poi mi sfogo sempre, che vado sempre un po' sopra le righe, però abbiate pazienza, cioè, insomma, che adesso dobbiamo pensare che non ci dobbiamo ammalare noi, ma che si devono ammalare gli extracomunitari. Cioè, insomma, voglio dire, siamo tutti figli di Dio davanti a un unico giudizio. Poi che gli extracomunitari ci siano antipatici per determinati motivi, che non li sopportiamo per altri, ma qui si tratta di salute umana. Cioè, cerchiamo, poi ci lamentiamo se c'è cattiveria in giro, ma se questo è il pensiero, ma per la carità di Dio, ma veramente, per la carità del Signore, io non ci sto, scusate, ma io non ci sto. Io non sto né con gli extracomunitari né con gli italiani, perché ci sono ladri italiani, ladri europei, ladri asiatici, quelli un po' meno.